Niente, il progetto La Femminilità è Donna è nato da una ragazza di Brescia, Natale Cinzia Rossetti, che un giorno si è svegliata e ha detto: ma perché le modelle disabili non esistono? E ha lanciato un po' quest'idea e ha trovato un bravo fotografo, insomma, che ha accettato questa pseudo sfida ingaggiandola un po' come modella, diciamo. È venuto un bel book fotografico dove lei poi l'ha mandato a varie case di moda. E queste case di moda erano interessate a questo book perché era molto bello, insomma, perché lei era venuta molto bene. E poi quando ha saputo che lei era disabile non se la sono più considerata, insomma. Allora lei probabilmente è quello che aveva, questo progetto qua l'ha voluto un po' espandere nel resto dell'Italia per dire no, cioè non è vero che la persona disabile non è femminile, non può essere considerata donna ma solo un oggetto con le ruote, anzi tutte le donne sono belle in quanto donne. E questa cosa qua mi ha incuriosito, lei mi ha contattato tramite Facebook, tramite amici. E così ho contattato Alberto perché me ne avevamo parlato molto bene, insomma era un fotografo abbastanza famoso. Ho detto vabbè dai, un po' pazzo, proviamo, pazzo sono anch'io, quindi. E niente, è nata un po' questa cosa. Sono stato messo in contatto con Sonia che si è presentata dicendo: sono la tua cavietta. E dopo, diciamo, pochissimo ho capito che avrei potuto forse fare questo progetto proprio perché Sonia non si presenta come ragazza puntando su un certo tipo di stereotipo femminile, no? Classico, la carinina, tutta, non gliene fregava niente. Ho detto: io sono una tipa piuttosto alternativa e quindi non arrivo con cambi di vestiti, cose strane. A quel punto lì ho capito che forse avrei potuto lavorare, mettendo quindi a disposizione in parte il mio immaginario, che è un po' delirante e anche un po' malinconico. Ho scelto la malinconia di lasciarla da parte, perché non mi sembrava giusto farla apparire in questo progetto, però giocherellare un poco le cose un po' più visionarie. Beh, il primo set l'abbiamo fatto in ambiente chiuso, nello studio fotografico di Alberto. E è stato un po' il mio primo approccio anche un po' a questa realtà, perché non ho mai fatto, diciamo, delle foto da un fotografo, a parte quelle per la carta d'identità. E quindi è stato divertente vedere un po' tutta la dinamica di come vengono posizionate le luci, eccetera, eccetera. E poi lui ha un po' improvvisato, ha cercato di raccontare come le mie immagini, come può essere vista dal punto di vista della femminilità. Di alzare sta roba qua, fare passare lì sotto e poi creiamo questo, lo facciamo creare alle tue amiche e ti creano questa composizione delirante. Dai, 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 dai. Nella prima seduta in studio, quando vai passando una prima parte conoscitiva legata al ritratto, ci siamo messi veramente a delirare assieme, riempendo Sonia di lucine quasi natalizie, no? Ma non c'era assolutamente l'intenzione di sbeffeggiare né il Natale né tantomeno la condizione, no? Di essere seduti su una carrozzella. Ci siamo divertiti a creare un piccolo quadro così di luce. Credo che la luce sia l'elemento portante della fotografia e la luce debba essere comunque un,
un elemento di questo progetto, no? Portare una luce, portare un certo tipo di messaggio, no? Qualche cosa di bello, non nel senso classico. Quindi abbiamo provato a lavorare assieme, abbiamo fatto una seduta in studio, una seduta poi in un parco, in un roseto, e ci siamo divertiti anche a giocherellare con dei quadri di una galleria d'arte. Lei diventa un personaggio, come si dice, un po' surreale, che deve rompere completamente con la realtà, quindi con il fatto che ci sia una persona che sta guardando il quadro. Lei diventa un personaggio come un personaggio, quello della la Belle. Sì, ma io non è che sono una persona molto femminile, perché, cioè, ho dei atteggiamenti femminili, però in effetti la classica persona femminile magari è una persona un po' più, magari più attenta ad alcune cose che io non ci faccio molto caso, anzi da piccolina ero un po' più maschiaccio, però in realtà poi crescendo mi sono accorta che la femminilità è una cosa, diciamo, indispensabile per la vita di tutti i giorni, anche perché essere donna è una cosa bella, è un valore molto importante, e ogni giorno bisogna fare in modo di, insomma, di comunicarlo agli altri. Ok, vai allora proprio di profilo a guardare la... La femminilità la tratto da tempo fotograficamente, perché sono molto interessato alla rappresentazione della donna. Ne do una mia visione. Le mie donne, quelle che tendo a rappresentare, credo che siano un pochino più vicine alla realtà e distanti da stereotipi. Donne che pensano, donne quindi intense, forse una femminilità un po' più vera rispetto a quella che è proposta dai mass media. Se solo lo sguardo è verso di me, solamente lo sguardo, esatto. No, le donne non sono come, non sono oggetto come qualcuno le vuole rappresentare ultimamente, come mass media fanno, o come qualcuno ultimamente ha fatto una certa casa d'Arcore. Guarda verso di me. No, però la donna invece non è un oggetto, la donna deve essere un valore aggiunto, appunto. La donna è una cosa bella. Senza le donne non ci sarebbero i figli e tutto il resto, cioè. Hai ragione, no? Spiami un pochino. Speriamo di essere riusciti ad entrare con le nostre personalità all'interno di questo progetto. L'importante nell'aderire ad un progetto è sposarlo mantenendo la propria identità, quindi l'identità di Sonia e l'identità mia. Speriamo di esserci riusciti.